Ciao a tutti ragazzi da Core.9 e bentornati sul mio canale perché sono nuovissimo video. Oggi sono qui con la terza parte della guida velocizzata Pokémon Y. Perfetto ragazzi, siamo a Luminopoli, vi avevo lasciato che eravamo ancora a Novartopoli. Ho fatto il percorso che ci porta appunto tra una città e l'altra e siamo arrivati nella città più grande del gioco ragazzi, che per ora potremo esplorare solamente nel lato sud. Quindi eccoci qui ragazzi, perché è importante questa città nel lato sud, ripeto, perché è divisa in più parti, nord, centro e sud, e noi al momento possiamo visitare solo a sud. La parte sud è importante perché c'è il laboratorio ragazzi del professore del gioco, ovvero il professor Platan. Andiamo subito a vedere cosa ci dice, perché ci dirà delle cose ben importanti, soprattutto ci farà sapere una cosa molto importante, anzi ci donerà una cosa molto importante, ma avete già capito cos'è. L'ho già anticipato, poi molti di voi avranno già giocato e quindi andiamo subito a vedere. Allora, intanto vi dico ragazzi che ho avuto dei problemi di copyright, non, cioè senza il problema, non è che magari una musica che magari sembrava copyright invece non lo era, eccetera, eccetera. Era proprio la Pokémon, c'è scritto copyright segnalato da Pokémon, proprio perché era una scena, capite? Era una scena che veniva segnata come copyright, quindi io pensavo solo le musiche venissero segnalate come copyright, invece anche le scene, quindi a quanto pare la mia telecamera registra talmente bene che la Pokémon ha rilevato una specie di rimozione, cioè come si dice, una specie di violazione del copyright. Cioè vuol dire che lo registro benissimo, oppure la telecamera sì, fa il suo mestiere, però. Va bene, perfetto, quindi il professor Platan ci farà i complimenti per appunto aver conquistato una medaglia e arrivano anche Shana e Serena. Dice che vuole fare una lotta e quindi facciamoci sta lotta. Noi abbiamo il nostro Bryxen, come sapete, che abbiamo voluto proprio al termine della scorsa parte, che adesso è un po' cresciuto, ma neanche di tanto, sapete, raga. Intanto faccio un po' così, vediamo se. Oh, molto meglio. Lo so, ragazzi, i bordi non si vedranno benissimo, magari, però va bene così. Perfetto, quindi eccoci con Bryxen contro Bulbasaur. Il nostro Bryxen è al 18, il suo Bulbasaur al 10, quindi dovrebbe essere una sfida molto tranquilla, dato. Mi direte, ma perché è così livellato il tuo? A parte che lui ha tre Pokémon, poi ovviamente non è che può essere più forte di me. Più che altro, ragazzi, perché non ho altri Pokémon in squadra, ho solo Bryxen per il momento, anzi, ancora per poco. Quindi, quello è il motivo, insomma, così non ho avuto altri Pokémon da allenare, e soprattutto perché ho sfidato tutti gli allenatori disponibili finora, almeno credo. Quindi dato molta esperienza. Perfetto, quindi andiamo a vedere subito cosa ci dice, tra virgolette. Andiamo un po' psicoraggio. Bene, e una più energie, wow. E ora manca solo l'altro tipo fuoco, quindi fuoco contro fuoco. Però noi abbiamo anche psico, no, forse no, psico dobbiamo ancora averlo. Comunque, senza il psicoraggio, ragazzi, che hai imparato, questa sfida sarebbe stata davvero abbastanza più che difficile e lunga, perché tanto lo confondiamo, quindi forse riusciamo anche a fare in un turno KO. No, però di poco. Sì, perché avremmo avuto solo Nitrocarico, Bracero, Graffi, che comunque fanno pochissimo a Squirtle e Charmander. Quindi Bulbasaur sarebbe stata lo stesso una passeggiata, però questi due no. Bene, ragazzi, non vedete, ma chi scegli adesso? Perché, come sapete, prenderemo lo starter, ecco, ve l'ho svelato, chi non lo sapeva. Allora, Charizard no, perché abbiamo già il Bryxen che è fuoco, e comunque perché non mi va perché l'ho già preso in X, a parte che non so ancora se cancellerò diciamo, questo salvataggio e ricominciare, però sicuramente lui no. Quindi la scelta appunto non si farà con Charmander, ma si farà tra Bulbasaur e Squirtle. Ho deciso, ragazzi, di Squirtle perché mi sarebbe stato il mio secondo starter preferito, il primo Charmander, il secondo Squirtle e il terzo Bulbasaur. Anzi, forse sapete che vi dico, forse Squirtle è in assoluto il mio preferito, perché più che altro Charmander mi piace di più perché non ha dato niente del soprannome, grazie. Allora, cancio, ok. Esatto. E ci dà anche la bassa. Sì, perché Charmander mi piaceva di più, forse anche perché, cioè, adoravo Charizard, però che blasto, mi piace tantissimo. Comunque, se fosse lo starter, proprio solo se fosse solo lo starter, non so cosa ho detto, comunque avete capito, avrei scelto Squirtle, va bene, quindi ho scelto Squirtle. Arrivano anche le due T dopo le due S, spero l'abbiate capita. Se non l'avete capita, andate a vedere le scorse parti. Molto bene, le mega evoluzioni, esatto, quindi con le mega pietre potrà esserci una mega evoluzione che allora è ancora sconosciuta, ragazzi, e dovremmo scoprirlo appunto
nel corso di questa guida velocizzata. Bene, nella prossima parte direi di andare a vedere la seconda palestra, che vi dicevo, no, una parte di palestra, una parte no, una sì, una no, una sì, una no. Spero non ci siano cose importanti da fare tra questa parte e la prossima. Fatemi pensare, forse ci sarà la villa, non so se era adesso, comunque non credo di farla, un po' noiosa ragazzi, quindi non credo. Andiamo al piano terra. No, non credo ragazzi di fare la guida, perché c'è la guida alla villa, perché comunque non sarebbe molto interessante, ecco. Sapete perché si va alla villa, ragazzi? Perché per prendere il Pokéflauto che risveglia Snorlax, ma non credo vi interessi tanto Snorlax. Quindi andrei a fare direttamente la palestra di Lino, ragazzi. Molto bene, quindi ce l'abbiamo fatta. Sì. Ah no, c'è altro da fare se non sbaglio. Abbiamo anche i fossili. Sì, forse. Non saprei, ragazzi, cosa fare. Vabbè, comunque tanto Elisio ci ha parlato, voi avete letto, io no. Ok, quindi non so ragazzi cosa bisognerebbe fare. Allora, c'è un posto che voglio tanto vedere, quindi probabilmente ti lascio, a presto, ok? Non ti ha chiesto niente nessuno. C'è una cosa che ti vorrei parlare rispetto al caffè Soleil, ok. Chissà cosa può essere, non avendo usato l'Olvox, di essere un segreto. Rosica. Questa unità, ok, caffè Soleil. Quindi andiamo a questo caffè Soleil prima di chiudere la parte. Tanto pare molto gettonato. Vediamo un po'. Oh no, altra scenetta. No, scusa, il principale anche. Che volte fare un giro, vai a perderti. Poi se vedi questo caffè Soleil, quindi andiamo di qua. Andiamo al caffè Soleil. Eccoci qui. Eccolo qui. Ciao. E questo? No, non c'è tra niente, mi sa questo. No, 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 ragazzi. Sì, non serve, sì. Quindi non è questo il caffè Soleil, questo sembra tutt'altro. Quindi questa è Shana. Ah, sono dei doppi, ok, ok. Non ti preoccupare, so quello che devo fare. Ok, ragazzi. Andiamo a vedere magari. Eccolo, qui vedo un'icona del caffè, potrebbe essere qui. No, questa è il barbiere, quindi non c'entra proprio niente. Ecco lì, ho visto un caffè. Questo cos'è? È un altro caffè. Quanti ce ne sono? Wow. Comunque qua è Serena. No, c'è qua, ragazzi, è sera mentre registro. Io sono stanchissimo, è stata una dura giornata, quindi scusatemi davvero. Ok. Quindi vediamo, ragazzi, Elisio, che sarà un personaggio molto importante, per quello anche che voglio farvi vedere queste parti qui. Elisio con un altro personaggio molto importante, ragazzi, Dianta. Elisio e Dianta, due personaggi davvero molto importanti che stanno parlando fra loro. Un'attrice e un ricercatore, possiamo dire così, però che si dimostreranno tutt'altro, anzi, più che tutt'altro, anche altro, diciamo così. Quindi se ne va Elisio con il suo testone, guarda che roba, mamma mia. Invece Dianta si presenta. Dice che non è l'attrice, quindi non se l'aspettano, poi dicono no, questa è un'attrice, quindi non... E invece è ancora l'allenatrice. Diciamo che è un'allenatrice. Ok, era pessima. Va bene. Ok, ciao ciao. Perfetto ragazzi, io direi che per questa parte può essere tutto. Io guarderei un attimo il nostro bellissimo Squirtle. Vediamo un po' se si vede. Eccolo qui. Ah, si vede in basso. Comunque vediamo un po' le caratteristiche. La natura, che è l'est. No, piano. Scaltra, non so cosa vuol dire. Adoro combattere, questo mi fa piacere. Allora, vediamo. C'è pochissimo attacco speciale. E questo mi dispiace un po', perché c'è davvero pochissimo attacco speciale. La caratteristica con meno cose. E non me l'aspettavo, però vabbè, non importa. Quindi fermi però i più attacchi fisici, ecco, diciamo così. Bene ragazzi, per questa parte è tutto. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di scrivere e commentare. Vi ricordo che ho anche una pagina di Facebook, quindi metto mi piace anche lì. E vi ricordo che ho anche un secondo canale, quindi iscrivetevi anche lì, che fra poco torniamo alla grande anche su, diciamo, su quel canale, ecco, sì. Quindi il mio bel personaggino vi saluta, guardatelo qui. Wow. Ok ragazzi, un saluto dal vostro 4029 e al prossimo video. Ciao.